attimo che prendo fiato. Perché... allora entra l'infermiera con questo bambino in braccio e fa: hai visto che bel bambino li fa? Dottor, c'ho sotto un cannone. Capito? Hai capito? Dottor, c'ho sotto un cannone. Scusate. Ma non vede che stiamo facendo un consulto importantissimo? Per favore, sembra disturbarsi i pazienti. Sono sotto un cannone. È una delle più belle che ha raccontato. Cosa c'è? Beh, io mi sono fatto male. Eccolo lì, vengo già qui con la diagnosi. I sintomi vogliamo sapere. I sintomi. Ma che non ci sono più i pazienti una volta? Si siega lì avanti. Mi siedo. C'è sotto un cannone. È bellissimo, beh, è un capolavoro della Bardella. Allora sentiamo cosa c'è. Guardi, io non mi ricordo neanche cosa stavo facendo. So che a un certo punto ho preso una botta, mi ha cominciato a girare la testa dietro. Certo, ho capito io, ho capito benissimo. Classico caso di tossicodipendente, eccolo lì. Guarda lì. Drogato, questa è la verità. Altro che. Professore, mi scusi, ma veramente c'è una ferita lacera contusa nella parte temporale destra? Ma certo, ma lei non li conosce questi qua. Siccome non so se va appena sviscia via, si feriscono. Oppure lancia la siringa e si infizzano da dietro. Drogato! No, questa è la verità, va là, va là! Ti faccio vedere. Sì. C'è sotto un cannone. L'ho capito adesso! Guardate, scusate. Sentiamo, io ho già capito dove sono. Fate una bella cosa. Anzi, chiamate il mio chirurgo di fiducia, ditegli di venire subito. Chiamate il mio chirurgo di fiducia. Avete sentito? Sì. Va bene. Chiamiamo il suo chirurgo di fiducia. Avanti. Chirurgo di fiducia! E poi cos'altro ancora vuole? Sentiamo! Ora, perlomeno avvisi casa, dica che io sto male di venire. Certo, qui. Poi le vado a parcheggiare la macchina, le faccio la spesa. Ah, professore, se crede lei parcheggio l'auto grazie, dopo. Ah, professore, sarei molto onorato a farle la spesa. Sì, ma basta con l'adularmi adesso, Siamo qui per il paziente. Dottor Castronni, come procediamo col paziente? Allora, in primo luogo ci avviciniamo in modo sussultorio per non far capire al paziente da dove arriviamo. Dopodiché, quando siamo proprio nei pressi del paziente, gli facciamo uno sciampino per togliere tutte le impurità. Dopodiché, visto il soggetto, anche una lozione per ripristinare il pH naturale. Dottor Ciburri, sono veramente esterrefatto dall'estensione della sua idiozia. Dottor Pivetta, come procediamo? Allora, ovviamente prima di intervenire chirurgicamente andrebbero eseguiti esami del sangue, esami delle urine, schermografia ed elettrocardiogramma. Ma noi, professore, ce ne sbatteremo le palle. Perché noi siamo per una chirurgia del disimpegno. Che è la branca che io preferisco. Che io ben conosco. Allora, visto che siamo un argomento, scusate, ci tengo a dire, io mi curo solo con metodi naturali. Ah sì? Sì, i fiori di Bach. Fiori di Bach? Fiori di Bach. Non preferisce le sementi di Mozart, già che c'è? O i boeri di Ravel, Cosa ne dice delle ghiande di Strauss? Perché non i cardi di Minorreta? I cardi di Minorreta. Guardate, la roba da matti. E basta adesso comunque, va. Oh, piuttosto, dottor Pivetta, che tipo di anestesia possiamo fare al paziente? Io, professore, consiglierei... Lei non è qui per consigliare, ma è qui per eseguire. Dottor Pivetta! Ha ragione. Vedrà dopo come gli darà ragione. A questo punto, professore, io inoculerei del curaro tramite cerbottana. Dottor Pivetta, sono meravigliato dai suoi metodi obsoleti. Tutti sanno ormai da anni che io sono per il metodo Pallenberg. Dottor Pirlotti, mi illustri il metodo Pallenberg. Allora, per questo metodo ci bisogna avvicinarsi verso il paziente in modo rassicurante e a spina di pesce, così. Arrivato proprio nel presso del paziente, prendiamo la palmipede dove ogni falange è attaccata. La mano, non mi veniva il termine tecnico. E la mettiamo proprio qui, dove nel cavallo qua, la spalla, esattamente, e in questo modo eseguire l'anestesia, in questo modo. Ninna nanna, ninna questo bimbo a chi lo do? Lo daremo alla Befana che lo tiene una settimana. Lo daremo al lupo nero che lo tiene un mezzo intero.
lo daremo al buon Gesù, che lo tiene un anno in più. Ninna nanna, ninna oh, questo bimbo a chi lo do? Lo daremo alla moffetta, che lo tiene stretta stretta. Lo daremo allo scimpanzé, che nel mese se ne chiede. Basta! Curaro, Cerbottana! Tu! Oh, là! Ed ora procederemo all'operazione vera e propria, eh? Dottor Shispin, mi tamponi, per favore. Grazie, dottore. Prego. Professore, e se la tamponassi anch'io? Si allontani, dottor Pivetta. Dottor Cragnoli, guanti. 10, professore. Pivetta, guanti. Chi è che dobbiamo operare? Topolino? Certamente no, professore. E allora come mai uno giallo e uno azzurro? Per rammentarle dove sta la destra e dove sta la sinistra, professore. E quale sarà mai la destra, dottor Giallo Pivetta? Destra, violetto sinistra. Volevo trarla in inganno, bravo. Ma io sono Pivetta. Scaltro come una farina. Molto bene. Ed ora praticherò un'incisione. Laterotemporale occipitale, professore. Lo ben so, dottor Pivetta. Non mi suggerisca i termini. Però una incisione laterotemporale occipitale. Mi passi il bisturi psicoandro psicogenetico ultrasonico. Grazie. Oh, molto bene. Allora procediamo all'intervento. Professore, non mi sembra che abbia molto la mano ferma. Adesso capisco perché si chiama Parkinson. Il mio nome vero non è Parkinson. Il mio nome vero è Alzheimer. Helmut Alzheimer. A proposito, cosa stavamo facendo, suora? Che forse c'è una siepe da tagliare? Ma no, professore, stia calmo. Chi? Professor Alzheimer. Helmut Alzheimer. Alzheimer. Ma certo, lo ben so, dottor Pivetta. Stavamo eseguendo operazione mirabile. Uccisione laterotemporale. Laterotemporale, certo. Mi tenga, dottor Pivetta. Dove, professore? Tutto. Là! Che manina ferma. Tenga, dottor. Tenga, su! Usiamo delle fighette, siamo dei chirurgi, fama mondiale. Dottor Cragnotti, mi tamponi, per favore. Grazie. Professore, oh. Provo un'irresistibile pulsione di tamponarla. Si avvicini e la opero, eh? Avvicinatevi, andiamo a scoperchiare questa calotta cranica e guardare nel cervello. Eccolo qua. Però... Professore! Chi? Professore! Ma sì, era tanto che non guardavo così da vicino in un cervello e ho avuto come un mancamento. Guardate, guardate anche voi, eh? Che affascinante! Forte, eh? Bestiale. Ma se lo muovo, eh? Sembra proprio un budino. Forte, eh? Professore, scusi. Cosa c'è? Quando lei mi muove così la testa, a me mi va un po' via la vista. È normale? Ma certo che è normale! Non è normale che il paziente parli, eh? Dottor Pivetta, che tipo di anestesia le abbiamo fatto? Curaro light, professore. Ecco. Adesso sono costretto ad andare a verificare i filamenti neurovegetativi del centro di Langerhans per inibire tutti i centri nervosi del paziente. Oh, ecco, filamento, perfetto. Tenga, dottor Schustenberg, conservi, eh. Ed ora siamo in un momento molto delicato dell'operazione, eh, dottor Pivetta? Certo.
vi sanno che la sala deve essere completamente asettica. Asettica, come no? Deve esserci il minimo batterio. Professore, ce n'è un altro di questi neovegetativi. Dottor Figus, per favore! Sto spiegando una cosa importantissima! Torpivetta, cosa stavo dicendo? Stava spiegando l'importanza di operare in una sala operatoria completamente asettica e del pericolo che il più innocuo dei batteri si è introdotto all'interno della calotta cranica. Sono allergico, si vede la materia grigia. Sì, ma non metta dentro le mani, dottor Pivetta! Già lui ci ha sputtato, avanti, allora! Sgracchiamo dentro, dai! Te, mettiamo dentro i guanti, già che ci siamo, via! Roviniamo un'operazione che era un bijou, C'ho qui la merenda, va, bel savoiardo, lo pucciamo e lo mandiamo, avanti! Roviniamo qua, c'ho anche delle costruzioni per bimbi, facciamo un bel Lego, via, avanti! Roviniamo un'operazione che era un bijou, che era un bijou. Allora, reverendo, chi è Di Mazzo? Chi dava le carte, reverendo? Ma no, professore. Chi? Professor Alzheimer. Lo ben so, dottor Pivetta. Helmut Alzheimer. Stavo finendo questa mirabile operazione al cervello. Venite. Guardate che affascinante, eh? Ho sempre delle sorprese. I passi filo di sutura, torcistoni. Ecco qui, professore. Grazie. Ora chiuderemo la ferita. Che punto sta eseguendo, professore? Punto croce, dottor Pivetta. Là! Tenga! Svegliate pure il paziente. Con piacere, professore. Sveglia! Signore! Dai su! Sveglia! Sveglia! Sveglia. È là! Ehi. Sveglia! Sveglia! Dove ha studiato, dottor Margarli, eh? Al CEPO. Lo sospettavo. Ecco. Come mai il paziente non si sveglia? Non saprei... Glielo dico io, dottor Pivetta, perché superficiale io e coglioni voi. Non abbiamo reinserito le cellule di Langerhans, eh? Dottor Fischialli, mi passi le cellule. È quella cosa che mi ha dato poco fa. Certo. Tutta gommosa e filamentosa. Certo. Me la sono mangiata. Oggi un piccolo cuore si è fermato. Un uomo ha perduto la sua vita per un errore della scienza. Ma non per questo la scienza si arresta. Anzi, proprio per questo la scienza farà un nuovo passo avanti. In questo momento il nostro pensiero va ai suoi cari, che tanto lo amavano e che tanto lui amava. Oggi, data storica, 20 novembre 1997. 99, professore. Dottor Pivetta, la morte non ha tempo. 99, alle ore 11:45. Dottor Pivetta, è l'ora dello squash. Certo, professore. Ma ha prenotato il campo? Campo numero 3, professore. Il 5 le ho detto, mi porta fortuna, ma lasci perdere. Dottor Bistefani, espleti le ultime formalità. Ringrazi suo padre per i biscotti. Grazie. Allora, dottor Pivetta, Sì? Una bella partita a squash. Però, mi tolga una curiosità. Sì. Esattamente. Sì. Questo squash. Cos'è? Che cosa si inventano per non pagare il ticket?